Sicuramente oggi per tutti i marchigiani è una giornata molto importante, molto bella, perché nella nostra regione sono arrivati i rappresentanti delle associazioni dei marchigiani all'estero, cioè sono arrivati amici e persone che da decenni stanno all'estero e che rappresentano il cuore pulsante, la mente e il braccio di noi tutti marchigiani. E allora è chiaro che personalmente per me e per il presidente Ceriscioli è una giornata dell'orgoglio ed è con onore che io in questa giornata presiedo in questo importante convegno, dove vi sono anche delle eccellenze di relatori che rappresenteranno l'importante rapporto tra la nostra regione e queste associazioni che all'estero sono rappresentate da 5 grandi federazioni in tutto il mondo e da 64 associazioni. Ecco, sicuramente questo è il merito, va a un percorso portato avanti in questi quasi 30 anni di impegno. La Regione Marche è stata la prima regione a volere con forza una legge regionale che è la 39 del 97 e che noi abbiamo voluto nel mese di agosto, quindi pochi mesi fa, voluto riqualificare, riportarla alle esigenze e all'attualità. Allora, in un mondo globalizzato, in un sistema dove sia socio-economico, lavorativo, sono cambiate tante regole e tanti momenti, noi abbiamo voluto aggiornare e semplificare questa legge. Sicuramente l'abbiamo voluta più rendere vicine a questi nostri concittadini marchigiani e per questo voglio ringraziare tutto il Consiglio regionale che ha votato all'unanimità questa legge. È indubbio che ancor più questa giornata che abbiamo voluto fortemente nella città di Macerata vuole essere dimostrazione che sempre più le Marche stanno allontanando con l'impegno, con la passione, con la capacità e con la caparbietà di noi marchigiani il dramma che abbiamo vissuto fino a qualche mese fa collegato al sisma. Quindi oggi qui a Macerata vogliamo lanciare un grande messaggio sia ai marchigiani, sia agli italiani, ma anche a queste associazioni, questi nostri marchigiani all'estero, è che le Marche sempre più vogliono rappresentare la normalità.